Marcellino, intuisco sì. che hai avuto un incidente stradale. Di più, di più. Oggi appunto parleremo di post-incidente stradale. Guarda Gianluca cosa ho combinato, un disastro, gli airbag esplosi. Per fortuna è una simulazione per parlare di incidenti. Per esempio, il veicolo, posso riprenderlo? Il veicolo viene generalmente rimosso dalle forze di polizia con l'uso appunto di soccorsi meccanici. Il veicolo è a tua disposizione a meno che non sia sottoposto a un fermo o a un sequestro amministrativo. Oh, e per quanto riguarda i profili assicurativi? L'incidente è stato rilevato. Sì. Per avere una procedura snella e risarcitoria occorre andare alla polizia stradale e richiedere l'accesso agli atti all'incidente stradale. Con questo potrai andare alla tua compagnia assicurativa e ottenere il giusto risarcimento. L'utilizzo del CID in questo caso? Constatazione amichevole di incidente. Offre due vantaggi. Uno all'assicurato. Tempi più rapidi per il risarcimento direttamente alla sua compagnia assicuratrice. Una, permettimi, per le forze di polizia. L'utilizzo, la composizione amichevole dell'incidente stradale permette di impegnare risorse degli organi di polizia stradale in altri versanti operativi assolutamente più complessi. Anche in presenza di feriti? Da pochi anni è possibile la procedura amichevole anche per incidenti con lesioni. Argomento complicato quello degli incidenti sì, stradali sì. Che merita sicuramente un approfondimento alla prossima occasione di un agente per amico. Ci vediamo.